Si chiamava Mattia Raschilla, aveva 30 anni e abitava a Cerrina Monferrato. Ha perso la vita in un incidente stradale alle porte del paese sulla strada provinciale 590. Stava rientrando a casa dopo il lavoro alla guida della propria auto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura che è uscita dalla carreggiata e si è schiantata contro il muro di una casa. L'urto è stato violentissimo, il giovane è deceduto sul colpo, probabilmente senza neppure accorgersi di quello che stava accadendo. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 insieme ai vigili del fuoco di Casale, che hanno estratto il corpo dall'abitacolo dell'auto, ma inutilmente. Secondo una prima sommaria ricostruzione, sembra che abbia perso il controllo a causa di un improvviso colpo di sonno o di un malore. I carabinieri di Novi Ligure hanno arrestato per rapina impropria in osservanza del decreto di espulsione il trentenne marocchino Bouhiaib Dafir in Italia senza fissa dimora. L'uomo, dopo aver effettuato alcuni acquisti in un supermercato, aveva oltrepassato le casse nascondendo una scatola di noccioline, ma è stato visto da un addetto alla sicurezza che gli ha contestato il furto. A quel punto Dafir ha perso la testa e tra i due è iniziata una colluttazione terminata con l'arresto da parte dei carabinieri prontamente intervenuti sul posto. Il motivo dell'insolita reazione si è scoperto dopo, quando dai successivi rilievi è emerso che non aveva ottemperato all'ordine di lasciare il territorio nazionale emesso a ottobre dal questore di Alessandria, per cui aveva paura di essere scoperto e rispedito in patria, come ora in effetti accadrà. In seguito alla colluttazione, l'addetto alla vigilanza del supermercato è stato medicato a pronto soccorso e giudicato guaribile in 8 giorni. Ancora cronaca, nel cofano dell'auto nascondevano un vero e proprio arsenale, ma sono stati fermati dai carabinieri di Valenza e arrestati per detenzione illegale di armi. Si tratta del 54enne Salvatore Caravello e del 29enne Filippo Latorre, bloccati durante un normale controllo a bordo di un'auto, nel cofano della quale erano nascosti 4 fucili, di cui 2 a canne mozze con matricola a brasa e 3 pistole. Nelle loro abitazioni, inoltre, i militari hanno trovato una quarta pistola e numerose munizioni, tutto in materiale. È stato sequestrato. Cambiamo argomento, andiamo ad Alessandria. Giovanni Allevi, con il suo nuovo Alien World Tour, inaugurerà domani sera al Politeama gli spettacoli fuori cartellone del Teatro Regionale Alessandrino. Allevi eseguirà, oltre ai suoi più grandi successi, i brani di Alien, l'ultimo album di inediti di pianoforte solo uscito il 28 settembre. Il disco è stato registrato presso il prestigioso auditorio dell'RSI, Radiotelevisione Svizzera Italiana, a Lugano, luogo sacro della musica classica, dove hanno suonato negli anni grandissimi artisti, da Igor Stravinsky alla pianista argentina Marta Argerich. Il secondo fuori cartellone del Teatro Regionale Alessandrino è previsto sabato al Teatro Sociale di Valenza, con lo spettacolo Quella sera al Vel d'Hiver di e con Massimo Poggio, Gualtiero Burzi e Davide Jacopini sulla storia di Costante Girardengo e Sante Decimo Pollastri. Sono stati 25.000, secondo i dati forniti dagli organizzatori, i visitatori nel Monferrato Alessandrino della 3 giorni di golosaria alla rassegna di cultura enogastronomica promossa dal club di Papillon del giornalista Paolo Massobrio. Tra i castelli aperti per la manifestazione, quelli di Casale Monferrato, Uviglie e Gabbiano, dove sono state inaugurate nuove strutture ricettive, i visitatori sono arrivati soprattutto dalla Lombardia, ma molti anche dalla Liguria e da tutto il Piemonte. Tanti giovani con forte presenza di coppie tra i 25 e i 35 anni. Tra gli eventi clou di questa quinta edizione, il conferimento della cittadinanza onoraria di Vignale Monferrato a Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. E così dall'Alessandrino è tutto, noi vi ringraziamo per l'attenzione e la linea torna allo studio.